Nel tempo degli esercizi abbiamo acceso il fuoco nel nostro cuore, ma se ogni tanto non scuotiamo la cenere e non vi mettiamo della legna, esso si spegnerà. Adesso è proprio il tempo di ravvivare il fuoco. In queste feste dell'Immacolata e poi del Santo Natale bisogna che ci infervoriamo tanto, tanto da mantenerci infervorate fino alla morte. Mettiamoci davvero dunque con coraggio e buona volontà tutte quante. Può essere che per qualcuna di noi sia l'ultima volta che facciamo questa bella festa. Il mio saluto va alle circa 10.165 sorelle perpetue dell'Istituto che si trovano nei 5 continenti e in 97 nazioni e che hanno celebrato con tanta creatività e passione il 150° di fondazione dell'Istituto. Tutte noi, sorelle di voti perpetui, insieme alle più giovani, formiamo le comunità. Ed è proprio lì che possiamo aiutarci reciprocamente ad avere coscienza del nostro sentirci continuamente in cammino e a volere essere attente e disponibili alle chiamate sempre nuove del Signore. Poter testimoniare la bellezza della propria vocazione espressa in una vita tutta donata al Signore fa sì che ognuna di noi, con la sola presenza, promuova la cultura vocazionale e risvegli nei giovani il desiderio di cercare e di fare proprio il progetto di Dio nella vita. Una parola va pure alle nostre care sorelle che sono avanti negli anni o che sono malate. Per l'Istituto è preziosa la vostra testimonianza di sentire vicino e presente il Signore che si prende cura di tutti noi. Vi auguro, care sorelle, che in ogni comunità ci possa essere questo scambio intergenerazionale, dove le sorelle anziane possono testimoniare alle giovani uno stupore che non viene meno, una riconoscenza che cresce con l'età, un'accoglienza della parola che si fa sempre più piena, più concreta e più incarnata nella vita. E dove le giovani sorelle possono testimoniare alle sorelle anziane l'entusiasmo delle scoperte, gli slanci del cuore che nel silenzio impara a far risuonare la parola, a lasciarsi sorprendere, anche a mettersi in discussione per crescere alla scuola del maestro. La storia è iniziata nel grembo di mia madre, una donna di grande fede e amore per Dio e Maria, madre di Gesù e madre preminente. Fin da piccola aspirante ho scelto Gesù nell'Eucaristia, quale cibo e luce sul mio cammino, e Maria, come colei che mi avrebbe donato questo cibo, questa luce. Affidai a lei il mio cammino vocazionale, che è divenuto un lavorare sempre più vicino a lei. E lei, nella sua bontà, provvedeva, infondeva coraggio nelle difficoltà, nei superamenti, nelle sfide per il regno. Don Bosco ci ha assicurato che Maria cammina nelle nostre case e io ho trovato questo un buon modo per incontrarla, per confidare con lei le sofferenze e attese delle giovani, di molte persone, dell'umanità intera, per la quale delle urgenze, io aggiungo spesso nell'Ave Maria, prega per noi peccatori, adesso, adesso, adesso e nell'ora della morte. Ringrazio Maria per avermi accolta nel suo istituto, fatta sua figlia, e per il vino buono che ha provveduto nel mio impegno missionario. Voglia Maria aiutarmi ad assomigliare sempre più a lei, per poterla finalmente vedere e ringraziare nell'incontro finale. Figlie di Maria Ausiliatrice del Mondo, mettiamoci in cerchio attorno a Maria,
quali stelle luminose, per dare lode e ringraziare della sua reale presenza fin dall'inizio della fondazione del nostro istituto. E chiediamo a lei di continuare a camminare in mezzo a noi come a Nizza e a custodire la nostra fedeltà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e